Allora possiamo dare inizio alla serata, alla manifestazione. Io intanto ho combinato un mezzo guaio, qui ho allagato un po' il palco. Diciamo abbiamo fatto un brindisi all'acqua per questo 25 aprile. Allora, innanzitutto grazie per la partecipazione, grazie a tutti, saluto ovviamente tutti quanti, in particolar modo il signor, ma io preferirei il partigiano, Germano Alfieri, nome di battaglia Andrea, e noi questa sera lo chiameremo Andrea anche perché lui così si fa chiamare da qualche anno in qua. Io comincerei con leggere una brevissima cosa che potrebbe introdurre, che introduce senza dubbio la manifestazione. Una bimba con le braccia tese, in una mano stringe delle spighe di grano, nel palmo dell'altra c'è una colomba che becca i semi, ai suoi piedi altri chicchi di grano e altre due colombe. Una lapide, il coraggio della nostra gente, il sangue degli innocenti, semi di libertà contro la violenza dei nazifascisti. E tre nomi, Pierino Bernardi, 19 anni, Assunta Guarandelli, 32 anni, Adele Cecchini, 60 anni. Tre vittime, le colombe ne sono il simbolo, immolate nel nome di un cieco e ottuso furore, la bambina rappresenta le giovani generazioni cui è indirizzato il messaggio. I semi sono la speranza, il monumento sorge a Cammazza 7 di Urbino, nelle Marche. È uno dei tanti, delle migliaia di monumenti che ci sono, che sono sparsi in tutta Italia e ricordano quel periodo, e penso che questo simbolo sia anche qui stasera rappresentato in qualche modo da Germano Alfieri, da Andrea, vittima per fortuna non sacrificale, ma comunque vittima perché ha sacrificato la sua giovinezza. Andare in montagna a 18 anni non è facile, non è stato facile, non è stato uno scherzo. È rappresentato questa sera dai giovani presenti, non tantissimi ma comunque presenti, dalla speranza che aveva Andrea a 18 anni, dalla speranza che hanno i nostri giovani e dalla speranza che noi abbiamo riposto in loro. Noi questa sera abbiamo una fortunata e inaspettata occasione, quella di avere una testimonianza diretta, testimonianza che a parer mio dobbiamo tenerci ben stretta. Andrea è stato e partigiano, dico bene, è partigiano, tutta la vita. In provincia di Potenza è da circa 2 anni che si è costituito il comitato provinciale dell'AMPI. L'AMPI è l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Qui a Lauria, nella Valle del Noce, la sezione di cui sono il referente è sorta da pochissimi mesi. Questa, diciamo, è la prima manifestazione pubblica, diciamo che è la nostra presentazione. E oggi l'AMPI provinciale ha organizzato manifestazioni anche a Potenza, a Melfi e a Rio Nero, come abbiamo potuto vedere anche dal TG3. Per una brevissima presentazione dell'AMPI, l'AMPI nasce nel 1944 a Roma, in piena guerra di liberazione, anche se Roma era stata già liberata, e quindi non nasce come un'associazione di ex. E l'AMPI non è solamente la principale associazione che ha celebrato e celebra tuttora ogni anno il 25 aprile, è un'associazione viva, presente, attenta su moltissime questioni nazionali e internazionali, dal lavoro alla giustizia, per la scuola pubblica, contro le guerre. E dal 2006 l'AMPI sta vivendo una nuova stagione, perché fino al congresso nazionale di quell'anno gli iscritti erano, si può dire, tutti uniti dall'esperienza comune, combattenti, deportati, partigiani,
incarcerati, combattenti contro i tedeschi dopo l'armistizio. Questa era la condizione essenziale per poter far parte dell'ANPI. Dal 2006 invece l'ANPI si è aperta agli antifascisti, anche per questioni, come dire, anagrafiche, altrimenti sarebbe andata via via ad esaurimento. E quindi tutti coloro che condividono il patrimonio ideale, i valori, le finalità dell'ANPI, che sono conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza ha consegnato alle nuove generazioni. E questa apertura non è, come dice il Presidente nazionale Carlo Smuraglia, che è succeduto ad Arrigo Boldrini, primo e fino al 2006 Presidente dell'ANPI nazionale. Dicevo, questa apertura non è un passaggio di testimone, ma come dice Smuraglia si tratta di percorrere un tratto di strada insieme, tutti insieme, fedeli alla tradizione ma capaci anche di innovarla, se possibile, in meglio. Ovviamente l'ANPI non è un partito, anzi l'autonomia da questi è una condizione irrinunciabile. È culturalmente e politicamente pluralista, ripudia la violenza sotto qualsiasi forma. In altre parole, l'ANPI è la casa di tutti gli antifascisti che credono nei valori della Costituzione. Questa è la condizione indispensabile. Qualcuno si chiederà se a 67 anni dalla liberazione ha ancora senso un'associazione come l'ANPI. E ovviamente la risposta, se noi siamo qui, non può che essere positiva. Sulla Resistenza è in atto da molti anni un'ondata di revisionismo, addirittura di negazionismo. La si vuole far passare come guerra civile, ma benché non avesse coinvolto la maggioranza degli italiani, ma principalmente quegli abitanti al centro-nord, non si è svolta come in Spagna, nel 1936, spagnoli contro spagnoli, quindi non ci sono stati italiani contro italiani, anche se in parte, ci sono stati soldati e combattenti italiani contro invasori nazisti e collaborazionisti repubblichini. Ora, lungi da noi dal cadere nella facile retorica, ma è chiaro a tutti che da una parte c'erano i sostenitori della libertà, della democrazia, della giustizia sociale, e dall'altra parte c'erano gli adoratori della tirannide. E se di guerra civile si vuole parlare, la si deve intendere come guerra per la civiltà. Hanno ancora senso, e perciò resistiamo ora e sempre. L'ANPI e i festeggiamenti del 25 aprile hanno ancora senso, perché saranno stati giovani, forse belli esteticamente, ma certamente non eroi, i ragazzi di Salò, come qualche provocatore vuol far credere, e non è possibile equipararli ai combattenti per la libertà, non è possibile equiparare i repubblichini di Salò ad Andrea. Come pure, come ripetutamente, qualche eletto o nominato nel Parlamento repubblicano, nato dalla Resistenza, sempre più spesso propone con progetti di legge. In ogni legislatura c'è qualcuno che propone la legge di equiparare i repubblichini di Salò, i combattenti di Salò, ai partigiani. E che dire poi dei vari attacchi alla Costituzione, svalutata, svuotata, disapplicata e infine modificata e sottoposta da ultimo all'economia, anche la nostra Costituzione. E quindi per noi va difesa ed attuata, ecco perché ancora c'è l'ANPI, va difesa ed attuata. E per questo diciamo ai giovani, ma anche agli adulti, perché no, innamoratevi della Costituzione, anzi innamoriamoci ancora di più della Costituzione, perché così facendo i sinceri democratici possono riaffermare con forza i valori fondamentali in essa contenuti per costruire o ricostruire su di essi una grande battaglia di civiltà, una nuova lotta politica e culturale. Ma spesso ci si dice che è tutto passato, che è lontano, ma quel passato è ancora qui
e nella nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e dall'antifascismo, e in chi lo visse direttamente, è presente ancora, d'altro canto, nei fascismi e nei razzismi che ancora pullulano sotto varie forme e diversi nomi nelle nazioni d'Europa a noi vicine. Il caso della Francia degli ultimi giorni è eclatante, nelle idee di partiti italiani che disprezzano democrazia, costituzione, minoranze. Il 25 aprile attuale e anche l'AMPI come momento di estrema vigilanza, di presidio democratico, per evitare che la forza ideale che questa data esprime possa essere offuscata per combattere chi tende a screditare e a diminuirne la portata. Questa sera la serata si svolgerà, insomma, più o meno in questa maniera. Ci sarà una breve introduzione storica da parte del professore Dodero, poi ci saranno un pacchetto, un blocco di domande rivolte ad Andrea. Le domande saranno intervallate da alcune letture che alcuni giovani, l'attore Antonio Nicodemo, leggeranno di alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza, e andremo avanti così fino al termine dell'iniziativa. Per cui, senza perdere ulteriore tempo, passo la parola e il microfono a Crisostomo, professore Crisostomo Dodero, per la sua breve introduzione. Bene, allora, buonasera. In questa breve introduzione a me interessa porvi alcune questioni di storia, in maniera, se mi permettete, molto fredda, perché la storia è una disciplina fredda, se è una disciplina. E già Gabriele accennava a qualcosa: la Resistenza è da tempo sottoposta a un ampio dibattito sotto il profilo storiografico, ci sono una serie di questioni enormi. Sicuramente credo che la questione più importante, più immediata, è una domanda: è servito o no? A che è servito? Perché è stata posta questa domanda, se la posero i contemporanei e se è posta poi negli anni successivi. C'è chi l'ha esaltata, chi no, e chi è rimasto indifferente quanto ci fu e negli anni successivi. E accenna un tipo di risposta, appunto una risposta molto fredda, facendo un discorso su due piani diversi: un piano di carattere strettamente militare e un piano politico. In termini militari, credo che si possa dire che la Resistenza è stata utile, questo almeno è un po' il giudizio, credo, più consolidato a livello storiografico, ma non necessaria ai fini della sconfitta dei tedeschi e dei fascisti, nel senso che i tedeschi e i fascisti sarebbero stati sconfitti comunque, e in ogni caso sono stati sconfitti con l'apporto fondamentale dei cosiddetti alleati, gli angloamericani, tenendo presente, molto presente, che anche se non operanti sul fronte italiano, c'erano anche i russi, più esattamente i sovietici, che tenevano impegnati un sacco e mezzo di divisioni tedesche sul fronte est-orientale. Non bisogna dimenticare, sarebbe ingiusto dimenticare, i tanti morti che ci sono stati fra gli alleati qui in Italia, i cimiteri di soldati americani, di soldati inglesi.
Questo non significa, è stato detto e ribadito, detto dagli stessi americani, dagli stessi alleati, che in termini appunto strettamente militari la resistenza non sia stata utile, perché certamente ha contribuito con tante e tante azioni a tenere impegnate forze tedesche notevoli, a logorarle, a ritardarne l'apporto su determinati fronti di particolare importanza, e quindi certamente gli angloamericani, gli alleati, si sono avvalsi dell'aiuto dato loro dai partigiani. Ma è una questione di tempi. Gli angloamericani ci sarebbero riusciti lo stesso. E fra parentesi, se avessero voluto, nella loro strategia, avrebbero potuto sconfiggere i tedeschi già nel 1944, fa parte della strategia complessiva della seconda guerra mondiale. Era la tesi, non posso approfondire ovviamente, era la tesi portata avanti dagli inglesi, da Churchill, che voleva un intervento massiccio sulla base di quello che già era avvenuto a partire dal luglio del 1943, Sicilia, Italia meridionale, bombardamento di Lauria, eccetera eccetera. Tenete presente che sul fronte italiano gli angloamericani avevano impegnato un certo numero di divisioni, ma non eccessivo, mi pare nell'ordine di 7-8 divisioni. Non fecero questo perché ritennero di aprire un altro fronte, molto più importante dal loro punto di vista, che è il fronte della Normandia, a partire dal 1944. Questo lo fecero perché dovettero seguire un po' le indicazioni date da Stalin. Qua la questione è complicata sotto il profilo strategico. A Stalin interessava molto di più la presenza angloamericana sul versante della Normandia che non sul versante italiano, che invece interessava a Churchill. Stringo. Ma l'interesse degli angloamericani era quello di liberare l'Italia? No. Sto schematizzando, poi se possiamo approfondire. Era di sconfiggere gli anglo-tedeschi. I fascisti, i tedeschi. Churchill era interessata all'Italia, ma non per liberare l'Italia. Perché Churchill puntava all'Europa centrale, all'Unione Sovietica. Mentre gli americani erano più favorevoli, Roosevelt, a seguire le indicazioni sovietiche e quindi puntare alla Francia, più lontano dall'Unione Sovietica. C'era una questione in ballo, il potere nell'Europa, non un problema di libertà italiana. In questa situazione militare i partigiani hanno operato, dando un contributo, insisto, non decisivo sotto il profilo militare. In Italia, voglio dire, è avvenuta qualcosa di diverso, qualcosa come era avvenuto in Francia, in altri paesi, qualcosa di comunque di diverso rispetto a quello che è successo, forse su nome a molti di voi più giovani non dice niente, nella Jugoslavia, nella quale Jugoslavia sono stati i partigiani a liberare direttamente la Jugoslavia, fermo restando che pure loro si avvalevano dell'aiuto dell'Unione Sovietica, che però operava lontano. L'urto con i tedeschi l'hanno avuto, con ahimè i fascisti italiani, l'hanno avuto direttamente i partigiani jugoslavi, dando luogo a un certo tipo di storia. Sotto il profilo militare, ripeto, l'apporto militare appunto dei partigiani è stato notevole ma non decisivo. Il terreno fondamentale con cui valutare la resistenza e dare una risposta al quesito, ma è stato utile o no, è la questione politica, che è decisiva. E non c'è dubbio che chi mira a sminuire il significato dell'operazione condotta dai partigiani lo fa in base a una certa valutazione politica e perseguendo determinati obiettivi politici. La storia, si dice, non si fa coi segni.
Si può fare pure così, come no? Sotto il profilo della intelligenza e dell'interpretazione migliore dei fenomeni storici. Che cosa sarebbe successo se la resistenza non ci fosse stata in Italia? Appunto, gli anglo-americani avrebbero vinto lo stesso. Ma che tipo d'Italia ci sarebbe stata? Guardate che non è poi tanta fantasia, perché qualche progetto lo si conosce. Gli americani non erano interessati all'Italia. Gli americani del 43-44 sono ben diversi dagli americani che poi abbiamo conosciuto dopo. Non erano ancora entrati nel meccanismo europeo. All'Italia, come alla Grecia, erano profondamente interessati gli inglesi, Churchill. E c'era un progetto abbastanza portato avanti. Churchill, tenetelo presente, chi non ne ha sentito parlare, il leader importante inglese, era stato a suo tempo anche amico di Mussolini. E Churchill riteneva, prima della guerra, che il fascismo per l'Italia fosse una ottima soluzione per un popolo come l'italiano. E qualche idea Churchill ce l'aveva nel 43-44. Salazar, Portogallo, modello portoghese, cioè una forma di autoritarismo che mettesse insieme la borghesia italiana e quell'entità che si chiamava Vaticano, la Chiesa Cattolica. Probabilmente c'era in mezzo in tutto questo pure Pio XII. Cioè una Italia diretta in un certo modo dall'alto che proseguisse la linea del fascismo, magari utilizzando parte del personale fascista, Grandi per esempio, cioè quello, come dire, in qualche modo ancora presentabile, ancora recuperabile, liquidando ovviamente il cattivo che era Mussolini, eccetera, eccetera, eccetera. Questo progetto è saltato, è stato sconfitto, ed è stato sconfitto non dagli anglo-americani, dall'intervento militare degli anglo-americani, è stato sconfitto dalla resistenza. E qui spiego in che senso, in termini rapidi. Quando è nata la resistenza, proprio la resistenza classica, cioè quella di cui parliamo, di cui festeggiamo il 25 aprile? 9-10 settembre 1943. Date per noi fondamentali, Gabriele se ne è occupato tante volte, perché in stretta connessione, un fortissimo legame, ne abbiamo parlato tante volte, con quel 7 settembre a noi, per noi dell'Auria, ben noto, infelicemente noto, per quel bombardamento che, ne abbiamo discusso, presumibilmente, entro certi limiti perlomeno, si inserisce nella faccenda dell'8 settembre, cioè nella faccenda dell'armistizio. Io insisto su questo punto, abbiamo insistito tante volte, ne abbiamo parlato. L'8 settembre è stato il giorno più sciagurato e sventurato della storia italiana, in cui c'era un'Italia che chiedeva l'armistizio, un'Italia fascista, sconfitta, umiliata militarmente, dopo una guerra di rapina che quell'Italia aveva fatto, una guerra ingiusta, sconfitta, riconosceva di essere stata sconfitta e riconosceva questa sconfitta in modo poi tremendo, cioè con mille tergiversazioni, non entro per carità in tutto questo aspetto qui, ma la cosa peggiore era un'altra. Io ci ho pensato a sta faccenda quando c'è stata adesso la nave che la sciagura navale della Concordia, con quel capitano, per carità, io non voglio giudicare, non mi permetto, non mi interessa, però sto capitano che abbandona la nave proprio nel momento più tragico, è stata una cosa, l'abbiamo avvertita tutti quanti, terribile, senza alcun giudizio di carattere morale eccetera, perché un capitano non dico che debba per forza affondare con la nave, ma se sempre detto e se sempre in genere praticato, è l'ultimo possibilmente vivo ad abbandonare la nave che affonda. E il governo italiano
l'8 settembre del 1943, il governo, i vertici dello Stato, il re Vittorio Emanuele III, il principe ereditario Umberto, futuro Umberto II, il capo del governo generale Badoglio, parte membri del governo dimenticati rimasero a casa, i generali, i comandanti, tutti in fuga, con una cosa peggiore, atroce: l'esercito, sto povero disgraziato esercito che ancora si trovava in Grecia, a Cefalonia e in altre parti, abbandonato a se stesso, senza ordini. Pensate un po' alla Concordia, molto meno tragico ovviamente. A Concordia qual è stata una delle cose peggiori? Che i marinai, gli ufficiali, anche quelli che hanno operato coraggiosamente fino a fare tutto quello che potevano, erano senza ordini, non sapevano che cosa fare. Voi immaginate qualcosa come un milione di uomini abbandonati a se stesso, senza sapere chi era più il nemico, se erano i tedeschi, se erano gli inglesi, se dovevano lasciare le armi, che cosa dovevano fare? Io ho sempre citato questo episodio tremendo dei vari generali e colonnelli italiani che si trovavano a Cefalonia, in Grecia, da quelle parti, che telefonavano al Ministero della Guerra a Roma alle 9 di sera, alle 10 di sera di questo tremendo 8 settembre, e per telefono si sentivano dire: qui non c'è nessuno. Ma chi è che parla? La risposta: sono l'appuntato X, c'era rimasto un appuntato. Che non c'è, dice, non c'è nessuno, non ci sono ordini. E frattempo Vittorio Emanuele III, Badoglio, eccetera, eccetera, erano in fuga. La tesi, l'ipotesi atroce che fu fatta e che non è stata mai chiarita, che dietro c'era un colossale tradimento, un mercato sotterraneo coi tedeschi. Non si è mai chiarito, non lo si sa, nessuno lo può dire con certezza. Ma quello che è successo, l'abbandono dell'esercito e dello Stato italiano, è un fatto già di per sé clamoroso, ignobile, vergognoso, spaventoso, quando lo Stato non c'è più. Uno Stato umiliato, umiliato dalla guerra, umiliato dall'alleanza coi tedeschi, umiliato, e qui è il punto che ci deve impressionare, dalla sua classe dirigente, che si dimostrava la peggiore possibile, la peggiore possibile. Chi è che l'ha riscattato? E qua bisogna essere chiari, non è stato riscattato dagli americani e dagli inglesi, dai morti americani e dagli inglesi, che combattevano per la difesa della democrazia, magari qualcuno potrebbe aggiungere per l'imperialismo americano, britannico, eccetera, eccetera, avevano le loro motivazioni. Certamente fra le loro motivazioni non c'era e non poteva esserci il recupero della dignità di un popolo. Non li riguardava, né sia ben chiaro, potevano essere gli americani o gli inglesi o i sovietici a restituire la dignità al popolo italiano. Perché un popolo, una dignità, o se la ripiglia da sé, oppure se è liberato dagli altri, vedi Iraq, eccetera, eccetera, boh, e che è sta libertà? E che cosa invece è successo? È un miracolo, perché l'Italia è capace di grandi ignominie, ma è capace anche di grandi miracoli. Il miracolo è iniziato fra 9 e 10 settembre, perché a Roma stavano arrivando i tedeschi, le divisioni tedesche, che stavano procedendo con una rapidità estrema in direzione di Salerno, e a Salerno stavano per sbarcare gli anglo-americani. E c'era stato pure un mezzo impegno di quel governo traditore italiano di fronteggiare i tedeschi per rallentarne l'avanzata verso Salerno, dove dovevano sbarcare gli americani e gli inglesi. Non c'era rimasto più nessuno ad affrontare Porta San Paolo, Roma. I tedeschi furono le prime, come dire, i primi gruppi di partigiani, soldati. L'esercito italiano era in fuga, ufficiali, soldati, scappavano, se ne tornavano a casa, erano senza ordini, facevano quello che volevano. La maggioranza se ne ritorna a casa, che cosa doveva fare?
ma quelli che si sono trovati a Roma volontariamente, alcuni, una parte, ufficiali, soldati, vanno a combattere spontaneamente contro le truppe corazzate, fra parentesi tedesche, c'è una divisione corazzata che stava arrivando, e non da soli, ma insieme a studenti. Le scuole non erano aperte, siamo a settembre, studenti e qualche professore, le pare, non ricordo mo i nomi, c'è un professore di storia dell'arte che ci ha lasciato la penna, è uno dei tanti, va bene, giovani. Sono riusciti a sconvincere i tedeschi? Figuriamoci. Hanno rallentato l'avanzata dei tedeschi di un giorno. Non decisivo sotto il profilo militare, importante, perché uno sbarco è una cosa pericolosa. Essere riusciti a rallentare di un giorno l'operazione, la calata dei tedeschi in direzione di Salerno, è stato utile sotto il profilo militare. È stato formidabile sotto il profilo della dignità. Qui è la questione. E altro punto che voglio sviluppare e chiudo: in simultanea, autonomamente, ma in simultanea, siamo il 10 settembre, 10-11, in una stradina di Roma, in un appartamento di Roma, si riunivano certi personaggi. Due nomi importanti, due. Amendola, comunista, De Gasperi, democristiano. Nasceva CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista, Liberali, 5-6 formazioni politiche, che decidevano di prendere in pugno la situazione e di avviare una lotta di liberazione contro i tedeschi. Liberazione, adesso si parla di liberazione, per consentire la rinascita di un'Italia democratica. Nascevano, già esistevano, ma adesso si delineano i partiti, quei partiti che poi hanno portato alla Costituzione. In termini precisi, se non ci fosse stata, proviamo a rispondere appunto al quesito, se non ci fosse stata la resistenza, in Italia i tedeschi sarebbero stati sconfitti insieme ai fascisti, ma non avremmo avuto la Costituzione, cioè non avremmo avuto la Repubblica Democratica, fondata da quei partiti, e attenzione, da una nuova classe dirigente, selezionata dall'urto della guerra, che avevano tutta un'altra dignità. La conclusione, che è anche un elemento di riflessione, credo cruciale, perché la storia non è mai storia del passato solamente, è sempre storia anche del presente, altrimenti non serve. Su questo foglietto qui, che Gabriele ha preparato, l'avete preparato voi, no? Ci sono delle citazioni, ce n'è una che mi sembra straordinariamente attuale, importante, immagino che è stata messa apposta, no? Giustamente. La citazione di Sandro Pertini. Sandro Pertini, uno dei socialisti, uno dei grandi capi, uno degli eroi della Resistenza, è presidente poi della Repubblica Italiana 1978-1985. Lui appunto parla di Repubblica lanciata dalla Resistenza, di Costituzione, e dice che bisogna difendere la Costituzione, l'hanno detto in tanti, lo diciamo una continuazione, difenderla in genere nei confronti del fascismo, intendendo per fascismo qualsiasi forma di attacco alla democrazia, certo, fondamentale. Ma Pertini diceva anche un'altra cosa, che oggi è la cosa più importante. Oggi non credo che ci sia un attacco alla Costituzione, alla democrazia. Se per attacco alla democrazia si intende l'attacco tradizionale, congiuro di colonnelle, cioè non se ne vengono, parla, no, almeno. Corruzione. E forse di corruzione ce n'è in giro. No, la riflessione importante è questa.
Avrete sentito, io ho sentito con attenzione, un po' immagino tutti quanti, le parole bellissime che oggi ha detto il Presidente della Repubblica, Napolitano. La questione dei partiti, lui ha difeso i partiti, dicendo però bisogna essere molto duri, spietati nei confronti della corruzione che si annida all'interno dei partiti. No, la riflessione che io vorrei proporre, poi credo, spero che in altra sede si possa sviluppare questi ragionamenti anche a Lauria, è per i giovani è cruciale. Io ho l'impressione che siamo molto in una situazione di gran lunga peggiore e che ci sia stato e ci sia in atto uno svuotamento costituzionale della Costituzione e della resistenza molto più radicale. Immagino che un Presidente della Repubblica difficilmente possa dirlo, ma forse noi ci possiamo ragionare sopra. Che fine hanno fatto quei partiti della resistenza? Si sono trasformati.